Bentornati cari giocatori di Risico di Border Knights. Questa sera parleremo di Cina in relazione all'Occidente e del perché la Cina è diventata così importante e strategica per alcuni ambienti della sovrastruttura neo-aristocratica transnazionale, tanto da essere presa a modello, da imitare ed importare. Titolo della scheda: Cina, un modello da importare. Il discorso è complesso, ma in realtà abbastanza semplice da capire. La Cina odierna, nel bene o nel male, ha mantenuto solo l'apparato totalitario di comunista. In Cina vivono 5 tra i più grandi miliardari del pianeta e ci sono importanti differenze sociali, tali da definirla una nazione turbocapitalista moderna. La Cina, dal 77 ad oggi, anno dopo anno, si è ibridata con l'Occidente, condividendone ambienti lato mistici e sovragestioni. In ultimo, proprio l'OMS e la tecnofarmaceutica. Certo, sopravvivono ancora strutture tipiche dell'apparato comunista che fu, ma sempre meno e sempre più in funzione di salvaguardia di un capitalismo nazionalista sempre più reazionario che, di socialista, ha appunto solo l'aspetto più alveare. L'Occidente neocon, oggi declinato soprattutto nei centro-sinistra occidentali, in quanto epigoni strumentali di quella parte più neo-aristocratica della sovragestione, ha trovato nella Cina odierna un modello da imitare, una sorta di neoliberismo con le palle, super organizzato, dispotico e distopico, dove i sudditi sono tutti uguali, ma qualcuno che comanda è più uguale di altri. Un mondo dove i diritti civili, sindacali e le libertà sono assolutamente non contemplate, mentre viene data grande importanza agli uomini delle rinate triadi, risorte poco alla volta dopo la morte di Mao, anche quelle anno dopo anno, trasformandosi da clan a agenti di borsa. Il Partito Comunista negli ultimi decenni, un po' per modernizzarsi e stare al passo coi tempi, ha sempre dato di più spazio alle triadi cinesi, che oggi sono parte integrante e controllano, insieme ai militari, la vita degli stessi cinesi. La Cina, per la destra l'atomistica occidentale americana, è un'ottima possibilità di aggiornare da destra il capitalismo, inserendo elementi di forza che nessuno aveva ancora osato solo pensare. La Cina è avanguardia in questo senso. Ed è pure una frontiera per la tecnofarmaceutica, che investe sempre più in joint venture. 5G e vaccini sono gestiti dalle stesse persone, l'intelligenza artificiale pure. Tutti questi settori strategici, vedi i laboratori di Wuhan, sono gestiti da entità e sovragestioni transnazionali ed è ancora la Cina a creare quei presupposti per fortificare la visione transnazionale e, finalmente totalmente globalizzata, della visione generale del padronato apolide. Kissinger, decenni fa, quando, tra virgolette, iniziò i vertici del Partito Comunista alle Urloge Neocon, ci aveva visto lungo. Ovviamente, nel frattempo, la Cina ha sognato e sogna ancora una sua legittima egemonia nel mondo, ma diventando sempre più simile al suo nemico, ne ha forse solo imitato gli aspetti più deleteri e classisti, fregandosi con le sue mani. Ergo, nei prossimi anni vedremo sicuramente una presenza massiva dei capitali cinesi investire ancora in Occidente. I negozi con cash fresco sono centuplicati e cresceranno ancora, e soprattutto nel continente africano. Ma poi si arriverà poco alla volta ad un punto di non ritorno, dove l'apparente scontro di civiltà tra America e Cina, che a certi livelli esiste concretamente, mostrerà le sue similitudini e sovrapposizioni, creando di fatto nuovi scenari transnazionali di macrostati, sempre più palesi anche al popolo. Questione di qualche pandemia, di qualche intelligenza artificiale in più, e tempo un paio di decenni ne vedremo delle belle, sempre meteorite permettendo. Un saluto da maestro di dietrologia.